Ragazzi, buongiorno, sono le 6 di mattina, noi a Dubai, non ci posso credere, anzi le 5.57 con precisione, che bello scendere a quest'ora, ma andiamo a fare una bella corsetta, che sta pure armando, si va a mettere a correre, e tu vuole provare questa ebbrezza di una bella corsa alle 6 di mattino, va bene, l'amico nostro ci sta aspettando, bello correre alle 6 di mattina qua, però è bello correre a quest'ora, secondo me l'ero giusto. E va bene, noi cominciamo a correre, dai, andiamo su, corsa, ciao ragazzi, a dopo. Correndo, penso abbia fatto una pensata diversa, siamo andati a correre nel supermercato. È più bello correre nel supermercato, secondo me, guardate, molto più bello. Guardate, buono. KitKat, corsa con KitKat, oppure fare una bella corsa proteica di cioccolata, che dite? Oppure di noccioline. Non c'è la nocciolina accattata? Sono della benedì di là. Andiamo a fare vedere il nostro. Ah, è chiuso ancora, è presto. Tramezzini. Ah, saranno i polli, ragazzi. No? Non si può. Poi dopo ci abbiamo pensato sopra che iniziamo a fare una bella colazione a questo punto. Dopo la corsa ci siamo stancati tantissimo, cioè il mercato, scegliere le cose. Era troppo stancante, ma teniamo fame. Buon appetito, buona colazione. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao amore. Vediamo dopo. Sì, ragazzi, allora sono ritornata a casa e in pratica vi devo raccontare questa cosa, perché non immaginate cosa è potuto succedere veramente. A parte il fatto che lo capite perché non c'è luce, io veramente, cioè, non ho capito perché questo maggio e luglio, cioè maggio e giugno, l'ha fatto così con sto tempo bruttissimo. Comunque, invece a Dubai c'era bel tempo, si stava bene, è stata una vacanza bellissima. Comunque, le scene che avete visto prima di questa parte sono scene che hanno registrato Dario e Armando l'ultima notte, perché che è successo? Praticamente un guaio, veramente, cioè non poteva andare peggio di così, ovvero vabbè, comunque alla fine l'abbiamo recuperata, però comunque c'è una vacanza finita malissimo, perché praticamente che è successo, ragazze? Abbiamo preso il taxi, noi là ci muovevamo sempre con i taxi, infatti se andate a Dubai vi conviene, perché comunque i taxi vi muovete in pochissimo tempo, ce ne sono tantissimi ed è molto molto comodo. E comunque, cosa è successo? Praticamente Dario si va a dimenticare la videocamera, questa con cui sto girando ora, all'interno del taxi. Il taxi va via, sparisce per sempre e noi non sappiamo come, innanzitutto farti capire da quelli dell'hotel con la lingua, quindi riusciamo poi a spiegare, farci capire di questa cosa. Loro erano già le 2 di notte, si mettono a telefono, telefonano a tutte le compagnie di taxi. Noi, io incredula, io dissi vabbè, l'ho persa, cioè una fotocamera comunque questa costa anche tanto, costa sui 2.000 euro, e io dissi vabbè, l'ho persa. Loro tanto che fecero, nella notte arrivò la chiamata: abbiamo recuperato la vostra fotocamera, sempre in inglese ovviamente, adesso però il taxista è all'aeroporto, appena si libera da questa consegna, da questi clienti, viene da voi. Noi il giorno dopo avevamo anche il volo e doveva venire il transfer a prenderci a Dubai per portarci ad Abu Dhabi, cioè da Abu Dhabi per portarci a Dubai per portarci all'aeroporto di Abu Dhabi, sì, quindi dobbiamo scendere 2 ore prima. Madò, raga, l'ansia e la felicità di averla ritrovata. E così poi loro che fecero? Girarono queste clip, si andarono a fare colazione alle 6 di mattina, perché la colazione la arriva alle 6, e poi si andarono a dormire quelle 2 ore, perché poi alla fine ci dovettimo alzare.
di tutto è bene quel che finisce bene, però veramente, veramente sono stata con l'ansia fino alla fine. E adesso vi porto un po' con me, giusto per fare un po' di vlog. Fatemi sapere nei commenti voi quale video preferite, così magari decidiamo assieme. Ma qua non c'è proprio luce. Comunque vi porto un po' nella giornata, in questa giornata vi faccio vedere adesso pranzo. Ragazze, confesa di tacchino e pane di segale integrale. Yeah! La mia vacanza, cioè la mia, il mio pranzo che faccio sempre. Altro che vacanza ragazze, però insomma, per stare in forma, perché lo sapete, sto comunque a dieta. Fatemi sapere quali video vi farebbe piacere vedere. Adesso vi porto un po' questa giornata con me. Ho registrato tutta la clip, sono riuscita a mettere un po' di luminosità alla videocamera, però lo farò da capo, raga. Innanzitutto arrivo nei magazzini Carlita Shop, che continuano anche di là. Stiamo lavorando tantissimo, guardate quanti tantissimi pacchi. Abbiamo la promo che praticamente sui solari, se acquistate almeno 3 solari Alchemilla, che sono ottimi, avete questa sacca omaggio. Se acquistate almeno una spazzola o uno shampoo di legno, avete di Giada, che ce ne sono tantissimi su Carita Shop, non solo questi, avete uno shampoo in omaggio. E poi qual era l'altra promo? Quella del turbante? Sì. Me li fate vedere? Forse c'è qualcosa nel pacco. Questi sono tutti i pacchi che stiamo preparando. Adesso vi faccio vedere. Comunque state acquistando tantissime con il codice Carlita YT, avete il 20% di sconto, quindi ragazze approfittate. Allora adesso ve li faccio vedere, vai, mettimeli tutti qua. Queste sono le novità di Puro Bio, e praticamente se acquistate almeno 3 di queste, che sono bellissime, shampoo, maschere, la spazzola questa districante, avete un turbante in omaggio. Il turbante mi pare che c'era anche in un pacco, ve lo faccio vedere, eccolo qua, ho preso da qua. Ok, eccolo qua il turbante, è un turbante per, appunto, per asciugare i capelli, anticrespo, bellissimo. Quindi abbiamo tante promo e anche il codice sconto, come al solito la cartolina, i campioncini, le caramelline, tante belle cose. Quindi ordinate su Carlita Shop. Abbiamo anche prodotti Carlita Beauty, che potete prendere con lo sconto del 20% Carlita YT. Siamo in fase di sistemare un po' il magazzino, quindi stiamo sistemando. Vedete quante sono le spazzole e i pettini, sono tantissimi. Comunque stiamo sistemando anche la nuova linea Giada per capelli, per il mare, è bellissima. Ora devo fare una bella diretta. Che profumi che ci sono qua, guardate questi qua, questi sono tutti matitoni bellissimi di Puro Bio. Comunque ci sono dei profumi bellissimi, vabbè vi faccio vedere un po', ma ci sono, abbiamo tantissime cose, però siamo in fase di sistemare il magazzino. Raga, io non lo so, cioè io non lo so se è normale che io mi sono allenata. Voi sentite come piove? Sentite il rumore della pioggia? ASMR pioggia. Sto in macchina e non so come fare per uscire dalla macchina perché non c'ho l'ombrello. Cioè, ma è normale questa pioggia? Adesso voi mi dovete far sapere se da voi ha piovuto. Cioè io sto male al pensiero che mi si bagnano tutti i capelli che ho appena lavato. Tra l'altro ho utilizzato la linea extra liscio di Alchemilla che abbiamo su Carlita Shop, ragazze è una bomba, prendetela. Cioè c'ho la busta qua, che faccio, mi metto la busta in testa? Io veramente penso di uscire da qua con la busta in testa. Domani venite su IG a vedere le mie storie, se io adesso lo faccio, lo filmo, venite a vedere su IG se io esco con la busta in testa. Non l'ombrello, cioè sto fradicia perché piove tantissimo. Fatemi sapere se da voi piove oggi,
perché è impossibile, qua sta piovendo da... ma sarà un'ora che piove. Bisogna stare sotto le coperte quando piove. Sentite come piove. Questo sarà rilassante secondo me per voi questo video, ASMR pioggia. Vabbè, io mi metto la busta in testa e ve lo filmo su G sta cosa, perché è l'unico metodo per rientrare in casa. Tra l'altro sono distrutta, perché non ve l'ho detto ma mi fa male anche un dente, che si è infiltrata una otturazione, e praticamente stanotte ho dormito penso 3-4 ore, quindi c'ho anche distrutta. Però vorrei continuare questo vlog, farvi vedere Dario, Daniele, un po' la cena, e poi vi saluto perché sto veramente veramente distrutta. Ma prima di tutto dovrei rientrare in casa, cioè sono le 20:58, sono le 21, io sto ancora qua, metto la busta e poi ci vediamo domani su G. Ecco qua, vedete, è iniziato Sash Brightan. Qua c'è mio amore. Amore, saluta. Ciao. Dici, io sono l'amore di mamma. Dammi. Dici, io sono l'amore di mamma. Sono l'amore di mamma. E c'è anche Pupi, facci due carezze a Pupi, facci. Qua, guardate che ho fatto. Ah, facci le carezze. Dici, Pupi, ti vogliamo bene. Stavo un bacino, è bellissimo. Ragazzi, ma questo vlog va un po' così perché sono troppo stanca, la verità. Amore, ti piace questa cenetta che ti ho fatto? No. Pasta e lenticchie stanno bus. Pasta e lenticchie, guardate com'è bella. Mamma, mamma. Oh, a me è un po' più brodoso. A lui un po'. Amo, a uova sottiletta. Dammi. Per favore. Metti questa sottiletta, mamma. Prendi questa sottiletta e mettila qua sopra, eh. Ok. Togli la carta. Ok. Vai. Togli la carta. Vai. Stacca, stacca. Bravo, mettila qua sopra. Bravo, un po' più al centro. Attendo con le mani, toccala solo sopra che ti scotti. Bravo, bravissimo. Bravo. L'olio a crudo l'ho messo. E ragazzi, andate su TikTok Carlita Dolce per vedere come faccio questa pasta e lenticchie buonissima. E questo ci mangiamo. Buon appetito, lasciate tanti like, mamma. E scrivetemi nei commenti che video volete vedere. Vi saluta Dani e l'Aspe. Ciao. Mamma, mamma. E ti, ti. E non muovere tutto questo. Ciao a tutti. Dici, io sono un bimbo bravo. Io sono un bimbo bravo. Che vado a scuola. Vado a scuola, vado dai nonni. Dai nonni. Piove. Piove, oggi piove. Oggi piove. E mangio tutto. C'ero tutto. E che hai mangiato? E poi, guardate. Guardate, a mamma. E tu che hai mangiato? Guarda. Vabbè, ma tu che hai mangiato? Loro vogliono sapere tu che hai mangiato. Pasticetti. Pasta? Pasticetti. Pasta con i piselli? Ah, va bene. Ciao, saluta. Ciao. Ciao, un bacio. Prossimo video sarà chiedo il divorzio. Bravo, no, che me ne va proprio. Allora trovai. Ma amore, ti voglio dire una cosa, se non lo sai, ti voglio dire una cosa, alzati. Bravo che stai togliendo la cacca del cane, perché quello è il tuo dovere. E poi ti voglio dire una cosa, se non lo sai, l'uscita è di là. Quello è un problema. E va. Ciao. Ciao.